Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come alla fine di ogni mese andremo a vedere le mie migliori letture del mese in questione, in questo caso agosto 2022. È stato per me un mese ricchissimo di letture, ho letto tanto, soprattutto per quanto riguarda i recuperi. Infatti non è stato facilissimo scegliere come sempre i 5 miglior manga di cui vi andrò a parlare, però appunto non vedo l'ora di farlo e mi raccomando fatemi sapere anche nei commenti quali sono state le vostre migliori letture di questo agosto. Ci tengo sempre a sapere che cosa leggono i miei iscritti e scambiare qualche parere con voi. Però possiamo partire dalla quinta miglior lettura che ho fatto in questo mese. Vi sto parlando di Cuore di menta di Wataru Yoshizumi, completa in questa Perfect Edition di Planet Manga in 3 volumi. Manga shoujo degli anni 90 ad impronta scolastica di una delle attrici più apprezzate del panorama dello shoujo, cioè Wataru Yoshizumi. Famosissima per il suo Marmalade Boy, però devo ammettere che anche Cuore di menta è una bellissima opera, improntata molto sulla parte comica. In questo caso l'autrice riesce a mostrarci la grandissima freschezza di quest'opera, condita da due protagonisti che hanno davvero la loro personalità ben delineata. Le gag sono molto ben pensate e infatti a mio parere sul lato umoristico è studiato davvero a pennello. Tra tutti i vari fraintendimenti, le situazioni spassose e poi quei colpi sentimentali che fanno sempre bene al lettore. A livello della storia non è nulla di così eclatante, non è nulla di particolarmente innovativo, anche se riesce a presentarci una protagonista maschile. Infatti troviamo il grandissimo personaggio di Noelle che si finge di essere una ragazza per frequentare la scuola della sorella, in qualche modo far ripetere tutti quelli che sono i suoi spasimanti. Ho trovato la caratterizzazione di Noelle davvero ottima. Sicuramente il personaggio più particolare e meglio strutturato di Cuore di menta, dove Wataru Yoshizumi riesce a darci una sua interpretazione a 360 gradi. Mi sono piaciuti moltissimo anche i disegni di Wataru Yoshizumi che vanno un pochino a delineare quella che è l'onda dello shoujo, la corrente dello shoujo degli anni 90. Vi mostro appunto infatti i suoi disegni per chi nel caso non li conoscesse, incarnano alla perfezione proprio quel periodo. Non è questa la mia corrente preferita per quanto riguarda i disegni dello shoujo, però devo ammettere che sono realizzati molto bene, particolare in certi punti anche la retinatura, e la Yoshizumi c'è da dirlo che è molto brava nel far emergere le espressioni e i sentimenti dei personaggi. L'ho trovata una lettura per i suoi 3 volumi molto leggera, divertente, che riesce in qualche modo a farti staccare la mente e a farti soprattutto immergere nella vita quotidiana di questi due gemelli. Secondo me uno scopo raggiunto per quanto riguarda Cuore di menta. Mentre invece per quanto riguarda la quarta miglior lettura di questo agosto abbiamo Short Program di Adachi, completo in questi 4 volumi. Una raccolta delle migliori storie breve di Adachi. Avevo sempre sentito degli ottimi pareri per quanto riguarda questa serie e devo dire che sono stati appunto tutti confermati. Volevo assolutamente leggere altro di Adachi dopo che avevo letto Touch al tempo, però volevo farlo in un'altra veste dove riuscisse a darmi una interpretazione maggiore per quanto riguarda i temi trattati da Adachi. Infatti in Short Program possiamo trovare tutte storie differenti, alcune più belle, alcune meno belle, alcune più lunghe, ma ho trovato proprio ciò che volevo leggere, infatti storie diverse di ogni genere, alcune incentrate sullo sport, alcune sullo slice of life puro, alcune più drammatiche, alcune estremamente sentimentali, quindi un Adachi che riesce a raccontarti un qualcosa di misto. I disegni sono i classici a cui Adachi ci ha abituato, a mio parere sempre molto eleganti, e in questa edizione ho apprezzato anche moltissimo le varie pagine a colori che te li fanno ancora di più apprezzare. Le storie che ci vengono presentate, come ho detto, sono molto varie. Ne ho segnate 3 che a mio parere sono quelle più ispirate di tutto il Short Program. Le troviamo nel volume numero 2 e nel volume numero 3. Ci sono la bellissima e toccante Primavera d'addio, dove Adachi è ispirato al massimo, riesce a presentarci dei fatti molto sentiti, molto drammatici, e riesce a farlo con la sua bellissima poetica. Le altre 2 storie, che sono a mio parere le più intricate, le più complesse e le più belle che Adachi abbia scritto in Short Program, o meglio racchiuse in Short Program, che sono Il Dio Scomparso e Il Martello dell'Angelo, anche quelle molto toste per quanto riguarda la parte emotiva. Però mi ha sorpreso molto vedere Adachi in una veste così, anche in certi tratti molto più matura. Quindi Short Program è un manga che assolutamente potrei andarvi a consigliare anche per avvicinarsi all'autore, in questo caso ad Adachi. Può essere perfetto per iniziare a conoscere
conoscerlo, apprezzarlo e poi più avanti approfondirlo anche con le sue opere più lunghe. Mentre invece per quanto riguarda la miglior terza lettura fatta in questo mese di agosto, vi sto parlando di Claudine di Ryoko Ikeda in questa edizione inglese. Volevo assolutamente recuperare Claudine perché si tratta di un volume autoconclusivo e soprattutto è scritto durante la pubblicazione della Finestra di Orfeo. In questo momento, proprio quando sto registrando questo video, sto leggendo appunto la Finestra di Orfeo. Ve ne riparlerò sicuramente meglio a settembre e ve ne riparlerò meglio anche in altri video, perché sta diventando uno dei manga più belli, uno dei manga più incredibili che abbia letto. Però in questo video dobbiamo appunto parlare di Claudine, che è stato scritto nel 1978, quindi proprio nel periodo in cui Ryoko Ikeda incomincia a sperimentare per quanto riguarda il disegno con la Finestra di Orfeo. Vi mostro appunto adesso alcuni disegni di Claudine che si avvicinano molto appunto al periodo 1978 anche di Orfeo. Guardate qui che bellezza in queste tavole. Non credo che ci sia qualcosa da aggiungere, sicuramente Ryoko Ikeda è una delle autrici a mio parere più brave e più rivoluzionarie per quanto riguarda il manga. Come ho detto anche in altri video, Ryoko Ikeda è riuscita ad arrivare prima di tante altre autrici e anche autori per quanto riguarda alcuni temi e soprattutto nel suo modo di trattarli. Questa secondo me è la più grande peculiarità di questa autrice, la sua più grande genialità, non solo per quanto riguarda la storia e come viene impostata tutta la narrazione, ma anche per quanto riguarda ovviamente il suo disegno. Claudine è un manga fine anni 70, ambientato in Francia nel 1900, agli inizi del 1900, ma tutt'oggi è un manga estremamente attuale che mette in piano la transessualità. Questo è un vero e proprio manga di formazione. In così poche pagine Ryoko Ikeda riesce a delineare così bene una psicologia, in questo caso quella di Claudine, e riconferma di quanto Ryoko Ikeda sia brava ad affrontare tutta la psiche dell'uomo e nel costruire assolutamente in così poche pagine uno dei suoi migliori personaggi in assoluto. Claudine è un personaggio creato con la sofferenza, un personaggio tormentato, sconfitto, che è incapace di accettarsi ma che tramite l'amore riesce a guardare un po' oltre. Ha una fortissima dignità e una sensibilità che è quasi disarmante, che riesce proprio a toccare il lettore. Claudine non è una donna, come dice lo stesso personaggio, è un uomo incompleto, rifiutata dal mondo che la circonda, che la giudica, e dal suo stesso amore. Tutto ciò non gli consente di trovare la sua felicità, porta con sé un grandissimo fardello che è la fonte di tutte le sue delusioni e della grandissima sofferenza che l'accompagna per tutte le pagine di Claudine. È un manga che a me ha fatto davvero emozionare, mi ha fatto riflettere in così poche pagine. È incredibile come Ryoko Ikeda sia riuscita a toccarmi. A livello emotivo sicuramente una delle sue migliori opere, anche una delle più strazianti, che sicuramente una volta dopo averlo letto sarà davvero davvero difficile dimenticare. Non vedo l'ora anche di parlarvi di Orfeo per quanto riguarda settembre. Mentre invece per quanto riguarda la seconda miglior lettura di questo agosto, restiamo sempre in tema manga shoujo del 1970. Abbiamo infatti questa volta Designer di Yukari Chijo, manga shoujo più precisamente del 1974 di un'autrice estremamente apprezzata in Giappone. È il suo primo manga questo ad arrivare in Italia grazie ad Init, che ce l'ha proposto nella sua collana Showcase. Avevo già incominciato a documentarmi un po' più su Yukari Ichijo anche grazie al bellissimo romanzo, alla bellissima autobiografia di Keiko Takemiya, dove parla ampiamente di questa autrice, come sia stata anche lei molto importante per il filone del manga shoujo del 1970. Avevo moltissime aspettative per quanto riguarda questo titolo, soprattutto perché è famosissimo in Giappone, l'autrice è apprezzatissima e all'interno ho trovato tutto ciò che di meraviglioso può offrirti un manga shoujo degli anni 70. Anche in questo caso le pagine non sono tantissime rispetto magari a Claudine, la storia è un pochino più elaborata perché ci sono più pagine, c'è più da appunto approfondire. La più grande peculiarità di Designer è la storia coraggiosa che riesce a presentarci Yukari Chijo. L'intreccio narrativo è davvero ben degno di nota e il manga non ti annoia mai, riesce sempre a tenerti incollato alle pagine anche grazie ai meravigliosi disegni dell'autrice. Vi mostro qualche tavola, incarnano alla perfezione l'essenza degli anni 70 dello shoujo. Il manga ti sa appassionare, il manga ti sa sconvolgere e ti sa straziare in alcuni momenti che sono davvero delicati e affrontando anche dei temi molto tosti. Alcuni comportamenti magari visti al giorno d'oggi possono risultare troppo eclatanti, magari con una spiegazione non logica, ma prima di approcciarsi a delle opere di questo tipo bisogna un po' andare a contestualizzare l'opera in sé, quindi quando è stata scritta e soprattutto quando viene ambientata. Forse l'unica cosa un po' esagerata per quanto riguarda la mole di pagine è il melodramma così ampio che ci viene proposto.
visto, ma non l'ho trovato che va ad intaccare l'opera in sé, anche perché non ho trovato forzature, tutto viene spiegato al meglio, tutto viene intrecciato nel miglior modo possibile. Il finale, a mio parere, è davvero un qualcosa di sconvolgente, che va proprio a scioccare il lettore per tutta l'evoluzione che c'era stata. Un titolo consigliatissimo a tutti, soprattutto se volete approfondire il filone del manga shoujo degli anni 70. Se non l'avete ancora letto, fidatevi, recuperatelo, non ve ne pentirete. Mentre invece per quanto riguarda il miglior manga letto in questo mese di agosto, vi sto parlando di un manga Josei di Akiko Higashimura. Vi sto parlando in questo caso di Kurageime, eccolo qua completo nei suoi 17 volumi. Parto subito con il dire, senza allungare troppo il discorso, che Kurageime è uno dei manga josei più belli mai realizzati, almeno secondo me. Per chi non lo sapesse, Akiko Higashimura è una delle mie mangake preferite, che ha realizzato uno dei miei manga preferiti, forse il mio preferito, questa è una rivelazione assurda in questo video, che è Disegna Kakukaku Shikajika. È un manga a cui tengo tantissimo e quindi avevo tantissima curiosità di leggere Kurageime. E anch'esso è diventato uno dei miei manga preferiti. La storia che Akiko Higashimura riesce a costruirci, riesce a narrarci, è un qualcosa di sublime. Io impazzisco per come riesce a raccontarci le sue storie, per come riesce a intrecciarle con il suo stile di disegno e come riesce soprattutto a tenerci incollati ai volumi. I personaggi che ci presenta hanno un carisma così grande che è impossibile non empatizzare con loro, non entrare davvero nei loro sentimenti. E la cosa che più apprezzo è che tutti hanno una personalità molto ben diversa e che vanno in qualche modo a completare la personalità di un altro personaggio, quindi creando una sorta di puzzle. L'ho trovato a tratti un manga folle, davvero unico per quanto riguarda il target josei. Iniziamo con l'analizzare quelli che sono i disegni di Akiko Higashimura, che strizzano un po' l'occhio, per restare in tema, al manga shoujo degli anni 70. Vi mostro velocemente qualche tavolo, ma la cosa che più apprezzo dei suoi disegni è come riesce a reinventare il suo stile. Infatti sono moderni, essenziali e interessanti. Un'altra cosa importantissima per la costruzione di Kurageime sono le gag. Akiko Higashimura ogni volta è una forma smagliante. La parte comica è davvero esilarante, con alcune delle scene più divertenti e più spassose che abbia mai letto in un manga. Apprezzo tantissimo i 1000 riferimenti dell'autrice a tutta la cultura pop in generale, soprattutto i grandissimi rifacimenti alla cultura giapponese. Non vi sto neanche a dire come sia ben sceneggiata la parte sentimentale, che a mio parere non è però il fulcro di Kurageime. L'obiettivo di Akiko Higashimura era un comunicare qualcosa. Infatti credo che proprio l'obiettivo finale del manga sia quello di creare uno sviluppo, una consapevolezza in più nei nostri protagonisti, nei nostri personaggi, e trasmetterla tutta al lettore. Con Kurageime nei suoi numeri si può crescere, e secondo me proprio quando un manga riesce a farti crescere, scusate la ripetizione, con lo stesso manga, è un qualcosa di eccezionale. È questo l'obiettivo di un'opera, con sicuramente uno dei significati più belli che abbia mai riscontrato in un manga. Difficilmente dimenticherò questi personaggi. L'autista Anamori, per chi avesse letto Kurageime, è impossibile da scordare per la sua simpatia e i suoi tratti così folli da farlo davvero spiccare. Ho amato tantissimo come il manga riesca ad affrontare i temi dell'insicurezza, della difficoltà a relazionarsi e dell'importanza dello stare al mondo. La grande paura del vivere appieno la propria vita. In questo caso Akiko Higashimura riesce a darci una sua interpretazione. Sarà molto molto difficile trovare un manga josei all'altezza di Kurageime. Quindi per questo video sulle migliori letture è tutto, mi raccomando fatemi sapere anche le vostre nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.